Grande festa oggi allo stadio di Arco per la promozione della squadra nel campionato di eccellenza. Nelle ultime 7 stagioni il massimo campionato regionale ha sempre rinunciato alla compagine arcense, relegata negli angusti confini provinciali della promozione, così come tante altre blasonate realtà del calcio di nostra casa. Ma ora pronta a riaffacciarsi a categorie più consone alla storica società nata nel 1905 dopo una stagione da incorniciare. Vicepresidente Amistadi, grande soddisfazione per questa promozione in eccellenza finalmente. Beh, insomma, credo che Arco merita questa promozione, è la posizione, diciamo, ideale di questa società. Credo che è stata un'annata fantastica, soprattutto, diciamo, un risultato forse sperato ma inatteso, però il risultato che è maturato settimana per settimana, grandissimo impegno di ragazzi, veramente da onorare, una panchina, un allenatore, ma tutto lo staff veramente si è impegnato al massimo e credo che è stata veramente una lieta sorpresa, un lieto fine, e questo sarà sicuramente il punto di partenza, lo staff, il gruppo, per ben sperare di fare bella figura anche in eccellenza. Insomma, ecco, non vorremmo proprio anche lì rimanerci per qualche anno. Crediamo che sia veramente la nostra collocazione, la nostra categoria, e che questo sia di auspicio anche perché tutte le società del comprensorio comincino a parlarsi e a confluire, a convergere, perché credo che la Busa meriti veramente qualcosa di più. Ecco, quindi questo è un traguardo per la società fantastico, visto che quest'anno festeggiamo i 120 anni di storia, ma deve essere un punto di partenza per la società. Ecco, quindi un direttivo rinnovato, grandi giocatori e grandi ambizioni per il futuro. Complimenti ancora a tutti quanti per il lavoro e per i risultati. Grazie. Allora, mister, è un grande traguardo raggiunto. Quali sono state le tappe fondamentali di questo percorso, di questo campionato, per arrivare quindi alla promozione? Beh, penso che le tappe fondamentali sono state le prime 7 giornate del girone di ritorno, dove, diciamo, dopo la pausa invernale, dove abbiamo fatto 7 vittorie consecutive, non abbiamo subito neppure un gol, e lì credo che sia stata la chiave che ci ha fatto prendere sicurezza e che ci ha permesso, insomma, di guadagnare punti sulle naune e di prendere proprio quella sicurezza e consapevolezza delle nostre forze. Con entusiasmo si affronterà il campionato eccellenza. Quali saranno le prospettive? Di cosa avrà bisogno l'USARCO per rimanere in questo campionato? Beh, penso che qua c'è un bel gruppo già collaudato, diciamo, e penso che ci vorranno sicuramente gli innesti. Il campionato superiore è decisamente di qualità e di conseguenza qualcosa dovremo cambiare. E per intanto godiamoci il momento della promozione, poi pian piano penseremo al campionato successivo. La partita di oggi avete un po' mollato, diciamo, il Nago Torbo le ha vinto e questo gli ha permesso di rimanere, cioè di non retrocedere. Comunque è stata una buona prestazione? No, non è questione che abbiamo mollato, è che se guardiamo la formazione siamo partiti con 6 giovani su 11 in campo, e non che i giovani non siano pronti, però qualcuno era la prima esperienza anche in prima squadra e qualcosina abbiamo pagato dal punto di vista un po' così. E poi devo dire che, insomma, tutto sommato abbiamo fatto la nostra partita, poi ci sta che ci sia un calo di concentrazione, le motivazioni erano ben diverse fra le due squadre e penso sia visto in campo. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni per poterla pareggiare o vincere, però penso che, insomma, le motivazioni fanno la differenza fra quando si gioca a pallone, e oggi loro probabilmente erano un po' più motivati di noi. Un ringraziamento particolare lo voglio fare ai giocatori, perché i giocatori sono quelli che scendono in campo, sono quelli che mi sopportano, diciamo, fra allenamenti e le partite, anche perché io non sono uno che se ne sta proprio tranquillo in panchina, nel senso continuo a dare indicazioni, mi sembra di giocare. Di conseguenza i giocatori sono i primi che probabilmente mi sopportano e voglio dedicare questa vittoria a loro. Poi un ringraziamento particolare a Manuel Tonolli, che mi fa il preparatore dei portieri, e un ringraziamento particolare a Paolo Marocchi, che mi segue con costanza, con dedizione, e sempre a fianco della squadra. Ecco. E penso che siano loro le persone più indicate. Poi naturalmente alle spalle c'è la società, ma questo sembra di routine, diciamo. Ecco.